Valenti crea, ma alla fine è Maio a regalare tre punti determinanti al Notaresco. Il recupero dell'ottava giornata del girone F si tinge di rosso-blu e lo fa grazie al lob del numero 9. In una partita appiccicosa, più dura del previsto quella col Matese, ma che comunque proietta la squadra di Massimo Epifani a 20 punti in classifica e con un match ancora da recuperare. Il tecnico di casa non recupera invece Marchionni, l'esterno non va nemmeno in panchina ed è sostituito dal giovane Bana sulla corsia mancina d'attacco. In mezzo al campo c'è Bruno, mentre Urbano dalla parte opposta non ha l'argentino Alfageme. Avvio al piccolo trotto, il Notaresco colleziona corner che rendono poco. Valenti al quarto d'ora tenta il gol olimpico, ma Martino ci mette i guantoni. L'11 di casa batte prevalentemente la corsia di destra, proprio dove c'è quel Valenti, in grado di portare scompiglio nella retroguardia campana. Come al 22esimo, quando trova Pesci al centro dell'area di rigore, girata sulla quale si immola Fabiano. Epifani perde Scimia per un problema fisico, al suo posto Massetti, ma è sempre Valenti l'uomo a cui si aggrappano i padroni di casa, come al 36esimo quando conclude una serpentina in area con un diagonale che sfiora il palo alla destra di Martino. Epifani toglie Bana per Blando nell'intervallo e alza Massetti sulla linea dei tre d'attacco col Notaresco che pianta le tende nella tre quarti campana. Al 58esimo è Frederick a pennellare da sinistra, Maio si libera della marcatura, ma al suo colpo di testa manca un pizzico di precisione, esattamente come quella, 8 giri di lancette più tardi, di Bruno, servito da un piazzato tagliato di Valenti in area. Ci vorrebbe un episodio per scardinare la retroguardia del Matese e ad un quarto d'ora dal termine Maio è l'unico a credere al lancio verticale di Massetti. Martino e Congiu chiudono male e il lob dell'attaccante sblocca un match complicatissimo per il Notaresco. Trovato l'1-0, il solito Valenti, partita nella quale canta e porta la croce, potrebbe mandarla agli archivi con il piazzato mancino stupendo che meriterebbe miglior sorte di un incrocio dei pali che strozza l'urlo del Savini. La reazione a questo punto obbligata della squadra di Urbano, espulso dalla panchina nel corso della ripresa, si sostanzia nella testata di Ricci servito col contagiri da Iannetta. Il Valenti show però non è terminato, a 6 dal 90esimo fa tutto da solo e scarica la conclusione liftata che Martino disinnesca in tuffo. Nel finale la reazione di Massetti a tempo scaduto costa al centrocampista un rosso diretto che lo costringerà ad essere fuori causa a Tolentino. Il Notaresco trema al minuto 94 causa stoccata di poco fuori di setola, ma porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla vetta della graduatoria. Vittoria difficile, perché quando trovi una squadra che si chiude tutta dentro la metà campo non è mai semplice. Noi siamo stati bravi, abbiamo avuto una grande circolazione di palla, abbiamo sempre cercato di giocare ed entrare dentro le linee facendo quello che facciamo sempre, che vogliamo fare sempre. L'abbiamo fatto tecnicamente bene e dovevamo essere un po' più cattivi in delle situazioni in area di rigore dove sono passate delle palle e dei tiri che abbiamo stoppato invece di tirare. Però poi abbiamo fatto gol, credo che il gol oggi ha un significato importante per la gara, per i 90 minuti dove la squadra ha fatto veramente bene, ha meritato di vincere, è stata brava anche nelle marcature preventive, nelle transizioni negative. Oggi abbiamo fatto una grande partita, sono contento, nonostante avevamo ancora difficoltà. Secondo me era una palla che poteva essere letta meglio, però noi sapevamo che non dovevamo assolutamente sbagliare nulla, perché davanti questa è una squadra che ha un grandissimo potenziale e forse, diciamo, nell'unica occasione dove abbiamo sbagliato loro hanno avuto l'occasione per farci gol. Poi mi sembra che abbiano preso un legno sul calcio piazzato, ma questa era anche una caratteristica positiva che noi conoscevamo di questa squadra. Noi abbiamo fatto la partita che potevamo fare, che dovevamo fare, partita corta, cercando di lasciargli meno spazio possibile, e se avevamo la forza, non ne abbiamo avuta tanta onestamente, dovevamo anche ripartire.